Ciao, io sono Cinzia. E io sono Fabio. E bentornati su Funzione Animazione. Bentornati in questa nuova puntata in cui parleremo di The Imaginary, quindi il secondo lungometraggio dello studio Ponoc, uscito di recentissimissimo su Netflix. Esatto, in questo podcast ne andiamo a parlare per benvenino e ovviamente avremo come sempre la prima sezione che è senza spoiler e poi vi avviseremo quando andremo invece full spoiler per parlare del finale. E io comincerei a parlare un attimo di cos'è questo studio Ponoc, di cui forse abbiamo parlato nella trailer reaction di questo The Imaginary che abbiamo fatto nel lontano... Ma chi può dirlo? Perché appunto era nel lontano. Esatto, 1900 e fischia. È lo studio che è praticamente nato dai rimasugli di Stavo ciò per dire che le è ceneri. Stato... è una fenice. Esatto. Da ciò che era stato smantellato nel 2014 dello studio Ghibli. Sì, che poi è tornato. Non si sa bene. Secondo me tutte le volte che Miyazaki vuole fare un film lo ricostruiscono tutto. Ciccia fuori un nuovo studio. Esatto. E poi però lui continua ad avere adepti per animare i suoi film. E in particolare è stato fondato da Yoshiaki Nishimura, che non è proprio il primo che si può incontrare per strada, perché era praticamente il produttore di Princess Kaguya, quindi l'ultimo lungometraggio di Isao Takahata, che è l'altro regista dello studio Ghibli che nessuno apparentemente considera, poverino, ed è stato anche il produttore di When Marnie Was There, che in italiano non mi ricordo bene come si traduce. Dove c'era Marnie, mi pare. Però per questi film erano anche stati nominati per l'Oscar, quindi comunque è un produttore nominato all'Oscar, e poi è stato produttore praticamente degli altri film e cortometraggi che ha realizzato lo studio Ponoc, fondato appunto da lui stesso, ovvero Mary e il fiore della strega e Modest Heroes, che è una raccolta di 3 cortometraggi. Sì, oltre ad essere key animator e animator su molteplici e svariati film dello studio Ghibli, tra cui i più grandi capolavori dell'animazione, quindi ecco. Sì, è una personcina. E The Imaginary è stato diretto da Yoshiyuki Momose, che anche lui aveva già realizzato un paio di cortometraggi per lo studio Ponoc ed è anche lui storico, veterano dello studio Ghibli, sempre sull'animazione, proprio key animator fantastico su capolavori dalla città incantata in poi, cioè proprio stiamo parlando di grandissime personalità. Che appunto sono uscite e si sono ritrovate lì sapendo fare dell'animazione incredibile e hanno detto beh continuiamo a farla perché fondamentalmente è andata così. Sì, e infatti i film dello studio Ponoc hanno questo stile che è molto ghibliano. Sì. In particolare Mary il fiore della strega, il primo con cui sono partiti. I Modest Heroes già hanno cercato di smarcarsi dall'essere le ceneri dello studio Ghibli. È molto più sperimentale, esatto. Appunto, anche essendo cortometraggi sono anche proprio fatti apposta per sperimentare. Sì, è questo The Imaginary allo stesso modo, secondo me, cerca di smarcarsi leggermente, anche se comunque rimane abbastanza sul filone Studio Ghibli oriented, diciamo, nel senso che lo stile dell'animazione è più o meno quello, inquietudini comprese. Sì, anche il processo per realizzare il film è stato esattamente quello che avviene per un normalissimo film dello studio Ghibli. La storia è ispirata da un libro di Harold, sempre omonimo, e parla di questa ragazza Amanda che ha un amico immaginario che si chiama Raja. Rugger che sarebbe, che non è Roger, ma vabbè è uguale. È quasi sì. Roger. E i due vivono mirabolanti avventure create dall'immaginazione di questa ragazza finché per un qualche incidente si separano e Raja deve praticamente affrontare diverse sfide per ritrovare Amanda, inseguito da questo tipo inquietantissimo che vuole praticamente mangiarselo e dall'equivalente immaginario di Roger, quindi questa ragazzina molto The Ring e Coraline messi insieme. E il setting è quello di un'Europa... Sì, dove si parla il giapponese. Al solito c'è questa fascinazione per gli orientali dell'Occidente, per gli
occidentali dell'Oriente, no? Quindi ovviamente ci si ruba le cose buone a vicenda, e siamo in questa Germania, potremmo dire, questo... Inghilterra? Sì, 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 siamo comunque nel nord Europa, in questi paesini bellissimi, incredibili, lontani dalle grandi città, e la nostra Amanda è figlia di una libraia, che quindi anche lì è bellissima la casa, sì. Fatta, perché vivono ovviamente sopra il negozio, una cosa che in realtà è molto più giapponese che non occidentale, però vivono sopra il negozio, quindi hanno questa casa molto carina, lei ha questa soffitta come cameretta che è bellissima, sì. È la stanza dei sogni di ogni bambino possibile, e essendo che c'è proprio l'immaginazione, no, che prende il sopravvento su qualunque cosa, qualunque scena, il film è molto eclettico, come dire, c'è di tutto e di più, la qualunque veramente, ti potresti aspettare qualunque cosa, che secondo me è un filo troppo, però ovviamente con la tematica ci sta, funziona, perché si parla di immaginazione ed è bello come ci giocano poi con la realtà, no? Come le due cose si mischiano, questa cosa devo dire che è fatta molto bene. Sì, Nishimura poteva anche l'accento sul fatto che l'hanno ambientato in Europa e non in Giappone, perché la cosa dell'amico immaginario in Giappone in realtà non ce l'hanno tanto, sì. Quindi se l'avessero ambientata lì sarebbe sembrato più uno spirito che un amico immaginario, quindi per questo anche il setting europeo. E una cosa che mi è piaciuta anche nel film è proprio come questa immaginazione di Amanda prende vita nei visual, quindi ci sono queste transizioni tra realtà e immaginazione molto dinamiche, molto, sì, belle, che forse, se devo aggiungere una nota, secondo me avrebbero dovuto anche portare un po' di più avanti nel film, cioè nel senso forse ce ne sono poche, però posso capire che costano, sì, sì, decisamente, parecchio, decisamente. E quindi ce ne sono molte di più all'inizio del film per attirare un po' l'attenzione dello spettatore e fare l'effetto wow, ovviamente, però sono veramente qualcosa di incredibile, cioè i primi 5-10 minuti del film, sì, si vedono delle transizioni fantastiche, questi mondi immaginati che prendono vita in modi veramente meravigliosi. Sì, con effetti, proprio mutazioni, transizioni, cose che compaiono, che scompaiono, è veramente molto figo. E mi è anche piaciuto nel film come è stato trattato, diciamo, il binomio realtà-immaginazione, perché comunque si capisce sempre più o meno che cosa è immaginato e che cosa è realtà. Che vabbè, non è che sia per necessità positivo, però comunque come è stato trattato l'immaginazione rispetto alla realtà mi è piaciuto abbastanza. Sì, 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 appunto c'è un buon mix. Magari potevano anche giocarci un po' di più su cosa è realtà e cosa finzione per prendere un po' in giro lo spettatore, però alla fine ci sta, comunque non è quello che vuole raccontare. Sì, perché comunque intanto lo studio Ponoc si rivolge a un target di bambini, cioè proprio è un po' una loro mission, sì, all'interno di un panorama come quello dell'animazione giapponese, dove gli studi principalmente al giorno d'oggi si rivolgono ad un pubblico più adulto. Loro vogliono fare il contrario e quindi rivolgersi più ai bambini, cosa che invece in Occidente l'animazione è tutta per i bambini e poca animazione alla, sì, fine per adulti. Sì, sì, sì. Però il Giappone è comunque un paese vecchio alla fine. Infatti è un po' questo il problema, cioè una volta magari c'erano un po' più cartoni animati per bambini, anime, e però con il crescere dell'età giapponese che sta aumentando di molto, quel tipo di animazione lì ha comunque alla fine poco pubblico, poco mercato in Giappone, quindi non è strano comunque che ci si allontanino. In realtà hanno raccolto un po' il testimone di quello che è lo studio Ghibli, che in teoria comunque Miyazaki si è sempre vantato di fare film che siano per bambini, nonostante anche non possano sembrarlo tra virgolette perché sono un po' seri, ma questo perché in realtà sia lo studio Ponoc che lo studio Ghibli hanno sempre trattato i bambini non come degli ignoranti o degli stupidi, ma come persone di per sé, ma andando invece a parlare di altre tematiche rispetto a quelle degli adulti, e chiaramente con dei toni che sono un po' più leggeri, ma neanche più di tanto, e comunque ci danno sotto abbastanza pesantemente. Sì, è la tematica che vogliono affrontare in The Imaginary, è
quella di prestare comunque attenzione a ciò che non vediamo. Cioè, sì, c'era già forse un po' trattato questo tema nel corto Invisible. Assolutamente. Quindi questa tematica che, per quanto le persone nella quotidianità facciano determinate azioni, vivano una certa vita, eccetera, e possano venire ignorate dalle altre e quindi diventino un po' invisibili. Non so, magari al giorno d'oggi, che ne so, quando vai a comprare il pane, magari poi non ti ricordi nemmeno la faccia che aveva la persona che ti ha dato il pane, mentre magari un tempo si faceva più caso a queste cose, anche perché c'era meno connessione, quindi di fatto vedevi meno persone. Sì, sì, l'informazione era minore. E quindi siamo sempre più connessi da una parte, però badiamo poco a ciò che ci circonda. Quindi un po' il tema del film è di prestare comunque attenzione a ciò che abbiamo attorno, a ciò che non vediamo, facendo anche un po' attenzione a quello che possono essere i pensieri e le emozioni degli altri. In questo caso abbiamo la bambina Amanda, che comunque sta cercando di superare un lutto, così come la madre, perché hanno perso il padre, motivo per cui stavano anche chiudendo la libreria. Quindi è un periodo di grande trasformazione e cambiamento, sì, per questa piccola famiglia, e quindi Amanda reagisce con questo sistema che è la creazione di un amico immaginario, sì, in cui praticamente riversare i suoi pensieri, le sue emozioni. Sì, il film ha davvero una bella emotività, secondo me. Più volte mi sono trovato con il magone, comunque riescono a comunicarlo bene, a farlo sentire davvero tanto, sia tramite Amanda ma soprattutto tramite Roger, che in pratica lo scopre pian piano, perché lui ovviamente è un amico immaginario ma è stato creato dopo la morte del padre e sa quello che gli viene detto da Amanda. Quindi diciamo che è anche un po' un viaggio di scoperta di cosa è successo e di cosa succederà, e quindi mi è piaciuto particolarmente questo lato. Sì, e i due hanno un rapporto molto speciale, quasi fratello-sorella. Sì, 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 certo, ovviamente sono migliori amici, sì, tantissimo. Ed è anche molto dolce il personaggio di Roger, perché comunque mi è piaciuto molto come si meraviglia lui stesso del potere dell'immaginazione che ha Amanda. Sì, sì, nonostante lui sia il frutto dell'immaginazione, non di meno si meraviglia, certo, di ciò che viene creato dalla mente di Amanda, e anzi gli piace proprio vivere, sì, sì, le, sì, avventure con lei. E in realtà è bella tutta la costruzione che c'è attorno agli immaginari, perché comunque seguono determinate regole che, vabbè, talvolta secondo me non sono proprio ottime, però ci stanno, sono molto liberi. Però c'è il fattore che praticamente hanno, tra virgolette, dei poteri che gli vengono conferiti al momento della creazione. Cioè, per esempio, il fatto che lui è corporeo, tra virgolette, quindi effettivamente non può aprire una porta o non la può chiudere e non può passarci attraverso, è perché Amanda l'ha immaginato così. E infatti ad un certo punto le chiede proprio: dai, fammi passare attraverso le cose così non mi devi aprire la porta. E quindi è bello perché appunto fa proprio parte della creazione del personaggio stesso. E infatti troviamo lungo il film altri immaginari che hanno altri poteri, tra virgolette, perché sono stati immaginati in un certo modo. Quindi l'immaginario che non può dormire perché doveva sempre stare sveglio, perché adesso non mi ricordo, e tutti con design veramente unici e molto molto particolari. Sì, c'è di tutto e di più, cioè, giustamente. E parlando un po' della tecnica, c'è qui e lì della computer grafica, sì, però gran parte delle immagini create sono quasi tutte disegnate a mano, soprattutto quella della libreria in cui si trovano tanti immaginari, e lì è fatta a mano, quindi è veramente qualcosa di, sì, incredibile. Sì, sì, è tanta roba. La quantità di personaggi è notevole in quel, sì, caso lì. Poi ormai il CG, in realtà l'animazione è totalmente sdoganato, probabilmente c'è solo Miyazaki che ne ripudia totalmente l'utilizzo, però al solito dipende da come viene usato, quanto viene usato, con che qualità viene usato. In questo caso non si nota particolarmente, a parte, no, per gli effetti magari di stelline, però ripeto, sono tutte cose che sono secondarie, ma sappiamo che comunque lo studio Pono, che è abbastanza ben ferrato anche sul lato digital, quindi magari c'è più digitale di quello che potrebbe sembrare, ma non si vede, il che è ottimo. Sì, sì, sì. E anche dal punto di vista comunque del fatto a mano, hanno voluto
voluto innovare perché hanno adottato questa tecnica praticamente di colorazione un po' particolare che magari può richiamare Klaus, nel senso è una tecnica ispirata a dei creatori francesi e hanno proprio voluto ottenere questo effetto di campiture colorate sfumate. Sì. Cioè non c'è proprio la linea netta che c'è di solito nell'anime, infatti ha un look un po' particolare, un po' nuovo. Sì, è un po' rotondo, è un po' pastelloso. Sì, quindi hanno voluto proprio dare più profondità, usare di più le luci, le ombre e fare tutto un po' più sfumato. Sempre per distinguersi anche un po' all'interno di quello che è l'industria dell'animazione giapponese. Sì, dove tra l'altro la qualità è uno dei loro punti fondamentali che vogliono portare avanti sempre in modo da dare l'animazione ai più piccoli, però non che sia animazione alla Masha e Orso, per dire, cioè roba sì, che sia veramente di qualità. La CG brutta delle serie per bambini. Esatto, che tanto comunque non gliene frega niente di cosa gli metti davanti, però in realtà invece ha un'importanza, perché se tu li abitui a vedere la qualità brutta, poi per loro è normale, tra virgolette. Sì. E per questo spezzerei una lancia per The Very Small Creatures sì, di sì, Arman, sì. Vabbè, ma che è bellissimo. Sì, 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 per i piccolissimi. L'animazione è molto bella, sia chiaramente per tutte le scene immaginifiche in cui veramente si tirano fuori delle robe molto fighe, però anche in contesti tra virgolette normali l'animazione è standard Ghibli praticamente, ovvero standard Ponok a questo punto. L'animazione è super fluente, molto naturale, non ha particolari artefatti, non è clunky, non è brutta, è proprio fatta bene. Sì, e come dicevamo anche prima, mi sono piaciute tantissimo le scenografie, che sono qualcosa di incredibile, cioè sì, la casa della nonna. Madò! E il madò, cottagecore fatto proprio fiori. Però di più, però di più. Tantissimo, perché tantissimo. È veramente bellissimo. O e la biblioteca. Anche, sì, la biblioteca. Anche poi, vabbè, c'è una Venezia qui e lì. Sì. Fantastica. Sì, comunque, cioè, non è che dice, vabbè, ma facciamo qualcosa di simile a Venezia. No, 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 è proprio Venezia. E, però ci sta, cioè, comunque lo dicono anche, quindi assolutamente bene. Ah, ed sì, è... sì, rispecchia quella reale, però sì, è fatta molto bene. È speciale, sì, sì, è fighissima. E poi, vabbè, quello che mi è piaciuto di più è appunto la soffitta. Sì, la cameretta. Il mondo dell'immaginazione di Amanda, che è qualcosa di bellissimo. E sì, ha proprio quella densità di dettaglio, sì, proprio di... Un po' alla Castello Errante di Aul. Sì, però un po' meno, perché non è così tanto. Lì c'era proprio horror vacui, ma tantissimo a dei livelli infiniti. Però anche in questo caso l'ambiente riesce a risultare caldo, confortevole, bello, proprio meraviglioso. Bene, bene, quindi detto tutto ciò, passeremmo alla sezione spoiler, quindi se non avete visto il film lo trovate su Netflix, andatelo sicuramente a recuperare, è interessante perché comunque parliamo, scusateci anche se facciamo continui riferimenti allo studio Ghibli, però fa proprio parte della storia anche dei produttori eh sì, stessi, quindi è il loro background, è da dove arrivano e quindi tra virgolette si nota anche tanto in determinate scelte registiche, di animazione eccetera, quindi vediamo se nella loro storia riusciranno a scrollarsi di dosso questa aura dello studio Ghibli, che loro sono i sopravvissuti che sono riusciti sì, a sopravvivere al tremendo gioco dello studio Ghibli, e vediamo se riusciranno ad emergere come effettivamente studio. È interessante perché sono nuovi, freschi, è bello perché sono giovani, hanno voglia di sperimentare, di fare. Sì, giovani poco comunque, perché giovani dal punto di vista giapponese, quindi hanno comunque quei 60-70 anni, che però nell'industria sono i giovani, perché i veri maestri hanno 130, 140 sì, anni più o meno. Quindi andatelo assolutamente a recuperare e noi partiamo con la sezione spoiler. Esatto, beh, prima di tutto il cattivo Banting è inquietantissimo, sì, possiamo dirlo. Sì, sì, sì. E il design lì è molto Ghibli. Se sì, con i bambini e la madre si sono voluti allontanare un po' dal sì, design, sì, perché sì, comunque sì, anche tipo, che ne so, l'occhio sì, è diverso, proprio la forma, i capelli certo, sono diversi. Non sono... Lì è proprio studio Ghibli, cioè tantissimo, sì, secondo me. Sì, 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 perché l'occhiale, il modo in cui si muove, il personaggio. Il nasone, sì, 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 soprattutto dell'ultimo Ghibli, quindi The Boy and the Hero me l'ha ricordato tantissimo, e anche Si alza il vento. E
Certo, il character design è diverso perché comunque c'è proprio il character design Ghibli, cioè una cosa che si piglia sempre in giro è che tutti i personaggi sono sempre uguali. Tutti uguali. Cioè probabilmente dandoti un frame, a meno che non ci sia molto contesto, però potresti scambiarlo per uno o per l'altro film. Solo in Detective Conan sono più uguali. Sì, ma Detective Conan è tremendo. Ci sono quattro character design mischiati tantissimo e quindi dopo un po' non ci capisci più niente. E però chiaramente Bunting è la cosa che più richiama, dove però sta bocca che diventa sto tunnel quello... tegole, boh, questa cosa mi ha lasciato onestamente un po' perplessa. Sì, ma non perché non funzioni, perché comunque mette inquietudine, però boh, mi è sembrata la cosa un po' più brutta, anche la cosa che digitalmente si nota di più alla fine. Ma sì, anche perché gli dà un che di meccanico che però che... non lo è. Poi non si capisce se lui è uno spirito, è a metà tra la realtà e l'immaginazione. Sì, però non si capisce dove l'ha preso questo potere di poter risucchiare gli amici immaginari. No, c'è poco background in realtà su di lui o sulla bambina inquietante che lo segue. Io mi sarei aspettato ad un certo punto che lei si ribellasse, no? Tipo che lei era tipo prigioniera, ma non lo sapeva. Si ribella alla fine, di fatto. Sì, è vero, però appunto senza dire niente, cioè ovviamente non sbiccica una parola, però non dice proprio cosa è successo, perché lei è lì, cioè è chiaramente la sua amica immaginaria, però boh, insomma è buffo, è un personaggio che è cattivo chiaramente, non sai niente di lui, quindi ci può anche stare, è di un'inquietudine abbastanza prepotente, però boh, onestamente mi ha lasciato un po'. Sì, non è un cattivo che mi è piaciuto tantissimo. Una cosa invece che mi è piaciuta è il fatto che Amanda ha questo incidente, viene investita da questa macchina al supermercato e non si capisce, lì per lì la danno per morta. E poi invece è praticamente in coma. Sì. E mi è piaciuto comunque come hanno tenuto alto la tensione in quel caso lì. Sì, dove tra l'altro hanno sfruttato il coma per essere questa zona, no, appunto tra la vita e la morte, in cui una persona non è viva, tra virgolette, però non è nemmeno morta, e che quindi però può immaginare, e Roger comunque riesce a parlarci prima ancora che con la madre. Cioè questo è quello che avrebbero dovuto fare con Soul di Pixar, fondamentalmente. Eh sì, perché anche Roger viene messo in questa condizione per cui viene dimenticato, ma in realtà non perché Amanda sia cresciuta o l'abbia voluto dimenticare, sì, ma appunto perché ha avuto questo incidente, e quindi Roger ha comunque la possibilità di trovare questo mondo degli Imaginaries, sì, in questa libreria con questa ragazzina Emily che è un po' il capo. Sì, e che ad un certo punto tra l'altro muore. E questa cosa, sì, cioè, un bel potente colpo di scena. Anzi, si sacrifica proprio sì, per la causa. E viene proprio dimenticata anche dall'ippopotamo, sì, da tutti, no? E questo cioè invece è sempre un po' Inside Out, quindi con l'amico immaginario. Sì, 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 certo. E la tristezza più o meno, non grave come in Inside Out, però via. È stato un momento molto toccante all'interno. Beh, alla fine è un po' la collina dei papaveri che incontra Toy Story. E diciamo out, quel mix, sì. Però è appunto interessante come cosa, perché il mondo che viene creato di immaginazione e di regole anche che esistono è molto figo, no? Si pone la domanda, ma tutti gli amici immaginari dov'è che vanno a finire, no? Una volta che i bambini comunque si dimenticano, eccetera, che non è che se ne dimenticano per sempre, no, perché appunto vediamo che uno degli amici immaginari invece torna dalla madre, il cane. Sì, e anche quello mi è piaciuto parecchio, non so perché si debba chiamare frigorifero, però via. Vabbè, ma perché frigo in giapponese è una parola bella, anche se non lo chiamano frigo proprio. Però sì, mi è piaciuto il fatto che praticamente poi viene a conoscere l'amico immaginario della madre, e quindi la madre riesce un po' a ritrovare quel suo lato più di immaginazione di quando era bambina. Certo. E quindi riesce praticamente a riconnettersi con sua figlia, a vedere cosa intendesse, quale fosse, sì, il suo problema, perché ovviamente non vedendo Roger non capiva. Non capisce, bene. Sì, sì, vede solo la figlia che si sta divincolando, non sa cosa, sì, sta succedendo. Realtà c'è un o anche cobra all'inizio del film, proprio, cioè si pongono dei problemi che lei non vede e non sente. Appunto, per quanto
quanto dicevamo della tematica del film, che bisogna anche un po' porre l'attenzione sulle cose che non vediamo. Sì. Ed è bello come le due si riconnettano, perché comunque anche il lutto le ha un po' allontanate. Sì, perché certo, la madre sta affrontando a modo suo, cercando ovviamente di non reagire, far trapelare troppo il suo dolore alla figlia, e di reagire, di cambiare, chiudere la libreria, sì, eccetera. E la figlia, d'altro canto, sta reagendo a modo suo, e viene raccontato all'interno del film che comunque doveva avere anche un rapporto molto speciale con il padre, perché anche lui aveva questa fervida immaginazione, appunto la libreria anche, che ha come simbolo della passione che aveva per l'immaginazione, la fantasia, sì, e tutto, sì, un sì, po'. Certo. Era lui quello con la testa tra le nuvole della, sì, famiglia. Ed è bello comunque anche come, diciamo, le regole che Amanda pone tra lei e Roger, quindi quella di non separarsi mai, sì, di stare sempre insieme, di non piangere, esatto, eccetera. L'ho trovato molto bello che poi fosse scritto al di sotto dell'ombrello, cioè quel tocco lì mi è piaciuto tantissimo. Sì, 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 e anche la rivelazione, la madre che lo scopre. Ma infatti è molto bello tutto questo arco emotivo, che poi culmina con i flashback del padre, che però non si vedono all'inizio del film, no? Come magari è più di solito, perché ti faccio vedere all'inizio che cos'era, per poi scaricarti la bomba sul finale, no? Per farti ritornare indietro, quindi creando la nostalgia. In questo caso in realtà mi è piaciuto il fatto che i flashback del padre li abbiano fatti sentire muti alla fine, nel momento più alto di emotività, è stato molto bello. Così come anche, appunto, vorrei ritornare un secondo su quella che è la tematica degli adulti che si dimenticano, sempre perché lo studio Ponoc, secondo loro, gli adulti perdono un po' questa, cioè perdono un po', la perdono totalmente questa abilità nel immaginare, nel giocare, eccetera eccetera, che invece incarna un po' il padre, no? Quindi quell'anima ancora giovane a cui piaceva scherzare, ha costruito tutta la camera della bambina con tutte le cose molto belle. Sì, assolutamente, tutto, diciamo, l'arco della famiglia, sì, e di quello che sono anche gli amici immaginari che vengono incontrati sulla strada, mi è piaciuto tutto moltissimo. Appunto, forse l'unica cosa che non mi è piaciuta tantissimo è il cattivo, ma proprio quasi forse solo come design mi ha, sì, lasciato un po' delusa. Sì, ha la motivazione di cacciarlo perché è un po' più speciale degli altri e dà la caccia agli immaginari per praticamente vivere più a lungo. Però, boh, è un personaggio tutto cattivo, diciamo, sì, cosa che di solito invece, una cosa che faceva lo studio Ghibli era fare dei personaggi cattivi un po' a metà, che quindi ne vedi sì l'oscurità, ma ne vedi anche un po' la luce, e quindi sono più sfaccettati e ti danno un po' di più. Non che debbano essere tutti così cattivi, chiaro, chiaro, però questo era un po' boh. Ma infatti, cioè, cattivo per essere cattivo ci può stare tranquillamente. Il punto è che non lo è veramente poi alla fin fine, perché tutte le volte che incontra Amanda c'è sempre questo atteggiamento da vecchio che dice: ah, finalmente, bene, adesso con calma vengo a prenderti, no? E quindi diventa solo la scusa per mettere tensione, fare sti inseguimenti, ste scene d'azione che però, boh, cioè, sì, servono ovviamente all'incidente della ragazza, però, boh, sono un po' fini a se stessi, anche perché ovviamente te l'aspetti, no? Cioè, non è che... E poi, appunto, non è tutta questa grande malvagità. Cioè, si fa fuori Emily, però non lo so, boh, l'ho vista un po' così. Sì. Non è abbastanza cattivo da essere cattivo e non è comunque approfondito per poterci empatizzare, quindi boh, è sicuramente la pecca del film. Sì, perché alla fine è l'unico personaggio di cui non si ha un background. Sì, e per il resto invece è tutto bello, molto molto immaginifico, c'è veramente la qualunque, però per una volta ci sta, perché... sì, è il bello di un film così. Sì, alla fine. È una cosa che a me dà un po' fastidio, no? Perché vedi tutti questi elementi mischiati con veramente qualunque tipo di possibile cosa, però dici, cioè, ti dà fastidio perché sei vecchio, come sono io, e quindi dici, vabbè, allora va bene. Bene, quindi
Voi invece cosa ne pensate di questo The Imaginary, la terza produzione dello studio Ponoc, il secondo lungometraggio? Vorremmo poi probabilmente parlare anche dei tre corti perché ci hanno davvero colpito tanto, quindi nel caso possiate essere interessati vi ricordiamo di seguirci su tutti i nostri social o quelli che preferite, chiaramente noi tanto vi teniamo aggiornati ovunque, e fateci sapere assolutamente anche cosa ne pensate di The Imaginary e perché no anche di Mary il fiore della strega e perché no anche dello studio Ponoc e perché no anche dei film dello studio Ghibli che vi hanno ricordato i film dello studio Ponoc. Insomma, fatecelo sapere anche in questo caso su tutti i social di varia natura. Iscrivetevi, attivate le notifiche, mettete mi piace, condividete con gli amici, tutte quelle interazioni che ci fanno tanto piacere. Potete passare a trovarci anche su funzionanimazione.it, la nostra casetta virtuale digitale, yep, dove ci sono anche tanti altri contenuti, approfondimenti, making of, eccetera eccetera. Noi vi ringraziamo moltissimo per aver visto questo episodio, ci vediamo nel prossimo sempre qui su Funzione Animazione. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao.